Gli hold del rugby Como in campo per un triangolare importante che si svolgerà a Camerlata domani sera, venerdì, e uno di loro che è qui con noi oggi a presentare questo appuntamento, Paolo Pogliani. Paolo, innanzitutto grazie di essere venuto. Grazie a voi. Chi partecipa a questo appuntamento? C'è anche una squadra straniera, giusto? Sì, esatto. Partecipiamo noi come hold del rugby Como con i nostri cugini del rugby Lecco, e la squadra straniera è la Senarca, che è un paese nella zona di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. A che ora si inizia a giocare? L'inizio ufficiale, l'apertura ufficiale del torneo è alle 20, con un breve discorso della signora Magni, vice sindaco di Como, e seguirà subito la prima partita fino verso le 21-21.30. A Camerlata, giusto? Camerlata e via Longone, sì, al centro sportivo Belvedere. Al Belvedere di Camerlata. Esatto. Ecco, mi pare di capire che alla base di tutto questo c'è la passione per questo sport, giusto Paolo? Sì, assolutamente sì, non potrebbe essere altrimenti, altrimenti non si capisce come tanti vecchietti come me l'hai detto tu, in campo a prendere botte tutti i mercoledì. No, però vi divertite. Assolutamente sì, c'è un gran divertimento alla base di tutto, un grosso spirito di squadra, una socializzazione molto forte fra di noi, assolutamente. Quanti siete a Como di old, chiamiamoli così? Ma direi che in questi ultimi tempi abbiamo raggiunto circa la trentina, forse qualcuno in qualche unità in più. Tenendo conto che siamo partiti meno di 3 anni fa, che eravamo in sei gatti, il risultato è più che ottimo, direi. Perfetto, allora per chiudere l'appuntamento rinnovato, venerdì sera a partire dalle 20, campo CONI di Camerlata, per questo triangolare, diciamo, old, no? Organizzato appunto da voi, dal rugby Como, a partire appunto dalle 20. Grazie Paolo e ovviamente buon divertimento. Allora. Grazie a voi, vi aspettiamo tutti.